Ma prima di poter spiegare chiaramente i fatti, occorre vedere cosa intendiamo dire quando adoperiamo le parole mente e spirito. E qual è il significato che noi diamo alla parola consapevolezza? Poiché questi termini, se dobbiamo intenderci, non debbano essere per noi dei gettoni coi quali giocare, ma vere monete che rappresentano la nostra ricchezza mentale, le nostre idee. Dunque, prendiamo queste parole e vediamo ciò che esse significano, o perlomeno ciò che io intendo dire quando le adopero, affinché quello che io dico sia chiaro. Siate voi d'accordo o no sulle definizioni. Io definisco lo spirito dell'uomo ciò che individualizza lo spirito universale, che attira la luce universale in un unico punto, che è, come dire, un ricettacolo nel quale si versa lo spirito, di modo che ciò che in se stesso è universale, quando è versato in quel ricettacolo, appare come separato, sempre identico nella sua essenza, ma ora separato nella manifestazione. Lo scopo di questa separazione è che l'individuo possa svilupparsi e crescere, che possa esservi una potente vita individualizzata su ogni piano dell'universo, che l'uomo possa essere consapevole sui piani fisico e psichico, come lo è in quello spirituale, e non esista più alcuna soluzione di continuità di nessuna specie, che egli possa costruire per proprio conto i veicoli di cui ha bisogno per acquistare la consapevolezza che va oltre ogni piano e purificarli gradatamente uno per uno, finché essi non agiscano più né come veli né come ceppi, ma siano puri e trasparenti mezzi mediante i quali tutta la sapienza di ogni piano possa circolare. Però, nell'adoperare la parola ricettacolo, io posso indurvi in errore, e qui appare tutta la difficoltà dell'uso di espressioni adatte a tradurre il pensiero intellettuale. Se si adotta un'immagine che bene si applica su di un punto, subito si trova che sotto un altro aspetto è errata. Il processo di individualizzazione non è affatto la costruzione di un ricettacolo e il versamento di qualcosa in esso, che immediatamente appena versato si delinei e prenda la forma del vaso. Ciò che avviene è assai più analogo al modo in cui un grande sistema, per esempio quello solare, si forma. Se fate lo sforzo di portare la vostra immaginazione indietro nel tempo, potrete figurarvi lo spazio in cui nulla è visibile. E in questo spazio, ove sembra esservi il vuoto, ma ove in realtà tutto è pieno, soltanto pienezza invisibile all'occhio, dunque, in questo spazio comincia a sollevarsi una leggera nebbia, troppo delicata perfino per essere chiamata una nebbia, però è la parola più vicina ad esprimere questo principio di aggregazione. Mentre state guardando, la nebbia diventa più densa e sempre più densa a misura che il tempo passa, aggregandosi sempre più strettamente insieme e rendendo più vasto lo spazio attorno ad essa, finché ciò che sembrava la più lieve delle ombre prende forma, diventa più definita durante il procedimento e poi, se voi foste testimoni di questa costruzione di mondi, vedreste la nebulosa diventare densa e sempre più densa e separarsi sempre più decisamente nello spazio, fino a quando un sistema si è formato con un sole centrale e i pianeti lo circondano. E così succede, per quanto malamente espresso, della venuta dello spirito nella individualizzazione.
È come il debole apparire di un'ombra nel vuoto universale, che viceversa è il più pieno di tutti i pieni. E poi quest'ombra diventa una nebbia, e poi acquista una forma sempre più netta, diventando sempre più definita a misura che l'evoluzione procede. Finché, ecco che là, ove sul principio vi era soltanto la più debole delle ombre e poi una nebbia crescente, ora esiste un individuo, uno spirito. Questo è il procedimento figurativo della formazione della coscienza individuale. E se potete soffermarvi per un momento su questo pensiero, potrete forse rendervi conto come lo spirito si formi durante il lungo corso dell'evoluzione e come questo spirito non sia fin dall'inizio una cosa completa che si butta giù, come un nuotatore si tuffa nell'oceano della materia, ma sia costruito lentamente, molto lentamente, o densificato, se ancora posso servirmi di questa immagine, finché fuori dall'universo appare l'individuo, e un individuo che sempre cresce a misura che l'evoluzione procede. Quello spirito perdura, come sappiamo, attraverso tutte le vite per infiniti anni, per incalcolabili secoli. È l'individuo in via di crescita. E la sua consapevolezza è la consapevolezza di tutto ciò che sta dietro a lui nel processo della sua crescita. Lo spirito è quella entità divenuta oggi possente in alcuni dei figli degli uomini. Ha dietro di sé un passato accumulato, sempre presente alla sua coscienza, che tanto si è allargata durante la marcia sul sentiero da tempo immemorabile percorso. Ha quella vasta consapevolezza che racchiude in sé tutte le sue vite e realizza tutto il suo passato. E quando arriva il tempo di una nuova nascita e nuove esperienze debbono essere raccolte, questo spirito, che è andato sempre crescendo attraverso l'età, proietta una parte di se stesso in un nuovo involucro, destinato a mietere nuove esperienze. E questa parte che si protende ondeggiando verso i piani inferiori, affinché là possa accrescere la sua sapienza di cui si servirà lo spirito per diventare sempre più grande, questa parte di se stesso che si protende ondeggiando è ciò che noi chiamiamo la mente nell'uomo. È la parte dello spirito che opera nel cervello, che è confinata nel cervello, che è dolorosamente limitata dal cervello, letteralmente oppressa dal peso della carne, che rende la sua consapevolezza offuscata, perché non può farsi strada attraverso il denso velo della materia. Tutta quella grandezza che noi sappiamo essere la mente, non è che questa parte dello spirito che lotta, che lavora nel cervello allo scopo di sempre più ingrandire lo spirito. E mentre in esso lavora, mette allo scoperto quali siano i poteri dello spirito, perché è lo spirito stesso, anche se rivestito delle limitazioni della materia. Quella parte dello spirito che si può manifestare per mezzo del cervello ed è la mente della persona di cui ora stiamo seguendo l'evoluzione. Talvolta la manifestazione è grande, talvolta è piccola, a seconda del grado di evoluzione raggiunto. Ma ciò che l'uomo comprende quando è arrivato nella corte esterna è che lo spirito è se stesso e che la mente è soltanto la sua manifestazione transitoria. E allora egli comincia a rendersi conto che proprio come il corpo e la natura desiderio devono essere soggetti alla mente, la quale è parte dello spirito imprigionato, così la mente stessa deve essere soggetta al grande spirito, di cui per il momento è soltanto una proiezione che lo rappresenta. Comincia a rendersi conto che essa è soltanto uno strumento, soltanto un organo dello spirito, manifestato per compiere un dato lavoro e per la messe che deve raccogliere, per poi essere nuovamente assorbita dallo spirito. Rendendosi conto di ciò, dunque, quale sarà la posizione del nostro candidato?
la mente impara. A misura che questa mente si mette in contatto col mondo esterno, raccoglie dei fatti, li analizza, li cataloga e forma i suoi giudizi su di essi. Il risultato di questa attività va verso l'alto, passa attraverso questa espansione dello spirito per andare su, o meglio per penetrare lo spirito. È questo risultato che lo spirito porta con sé in Devashan. E qui vi ne estrae quanto sarà trasformato in saggezza. Poiché la saggezza è assai differente dal semplice sapere. Il sapere è tutta quella massa di fatti e di giudizi sui fatti e di conclusioni che ne derivano. La saggezza è l'essenza che viene estratta dal tutto, che è stata assorbita dallo spirito quale frutto di tutte le sue esperienze. Ed è, come già sapete, appunto in Devachan che queste esperienze vengono trasformate in saggezza. Ma il nostro candidato, che sa tutto ciò, si renderà conto che lo spirito è l'io. Lo spirito che è passato per tutte quelle vite e che è andato lentamente formandosi durante il processo, quello è l'io, che poi è il vero se stesso, per quel tanto che ora può capire. Ed allora egli comincia a comprendere perché, fin dall'inizio, gli è stato raccomandato di non confondere l'io, che è eterno, con la mente, che è soltanto una manifestazione transitoria dell'io. La mente è la manifestazione dello spirito nel mondo della materia, e in questo si manifesta per servire agli scopi dello spirito. Allora egli comincia a comprendere la risposta che viene data al discepolo quando egli lancia al maestro la sua prima supplica per avere da lui l'insegnamento. Quando, dopo aver trovato la strada che conduce alla corte esterna, egli grida: «O maestro, cosa devo fare per ottenere la saggezza? O saggio fra saggi, come fare per diventare perfetto?» Ecco le parole che, sembrano strane a tutta prima, escono dalle labbra del saggio fra i saggi. «Cerca la via, ma...» O discepolo, sii di cuore puro prima di cominciare il tuo viaggio. Prima di muovere un passo, impara a discernere il vero dal falso, l'effimero dal durevole. E il maestro prosegue nella spiegazione della differenza fra dottrina e saggezza. Cosa è ignoranza? Cosa è conoscenza? E cosa è la saggezza che succede ad entrambi? E poi viene fatta la distinzione fra la mente, simile ad uno specchio che raccoglie polvere mentre riflette, e le brezze della saggezza dello spirito, che spazzano via la polvere delle nostre illusioni. E su queste parole il candidato, se è saggio, riflette. Cos'è questa differenza fra il reale e l'effimero? Perché viene collegata con la manifestazione della mente? Qual è la differenza fra lo specchio che riflette e lo spirito che deve spolverare lo specchio se vuole essere liberato dall'illusione? Qual è il nuovo compito assegnato alla mente, che sembrava un fattore tanto essenziale nell'uomo da farla identificare con l'uomo stesso nel mondo inferiore? Qual è il suo scopo in fine dei conti, se il primo passo sul sentiero consiste nel distinguere ciò che è illusorio da ciò che è reale e se la mente in subdolo modo contribuisce a creare l'illusione? Vi sono altre parole che egli ricorda aver sentito dire e che sono pure attribuite alle labbra dei maestri di saggezza. Egli ricorda una strana parola giunta fino a lui che diceva del Raja dei sensi, governatore re della natura inferiore, ma non amico del discepolo.
nei primordi dell'insegnamento, con quelle stesse parole in cui ha detto del raja dei sensi, egli ricorda che gli è stato ingiunto di ricercare questo raja dei sensi, onde comprenderlo, giacché esso è il produttore del pensiero, colui che risveglia l'illusione. E il discepolo viene avvertito che la mente è il grande uccisore del reale, che il discepolo uccida l'uccisore.